Good morning roleplayer, benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Ridevo perché devo abbassare il volume della musica mentre sto per fare good e quindi delle volte incespico e, e faccio singhiozzo tipo good. Allora, partenza gioiosa questa mattina. E soprattutto partenza tecnica, nel senso che ieri sul gruppo Telegram di GDR Unplugged, sì, esiste, e se non lo conosci puoi aggiungerti, basta che cerchi GDR Unplugged su Telegram e ci trovi subito, oppure puoi andare su uno dei nostri 1000 canali, tra cui anche il sito internet, e da lì hai tutte le informazioni necessarie per scovarci sui vari social e poi contattarci. Comunque, dicevo, si parlava di debriefing. Allora, piccola spiegazione per chi non sa cos'è il debriefing nei giochi di ruolo, ovviamente. Il debriefing è una fase, allora in generale, perché esiste da ben prima di essere introdotto nei giochi di ruolo, il debriefing è una fase che viene fatta dopo un'attività. Quindi, che ne so, di solito si usa nell'ambito militare, dopo una missione, per, diciamo, tirare le somme, dire è andata così, è stato fatto questo, è un successo, un fallimento, abbiamo avuto queste perdite, il prossimo passo sarebbe fare questo, eccetera eccetera. Anche perché il briefing invece, che è la parte iniziale della missione, è quella dove si danno i compiti ai vari, è sempre nell'ambito dell'esercito, ai vari agenti, diciamo, i vari soggetti dell'operazione, i vari soldati, e ognuno in maniera militarizzata, quindi ognuno sa il minimo indispensabile, e gli si dice bisogna fare questo, bisogna andare lì e prendere questo e poi tornare, e l'obiettivo è nessun ferito, nessun morto, e cose del genere, ok? E quindi è una fase finale di un'operazione. Nel gioco di ruolo il debriefing è appunto una fase finale post partita, dove diciamo che si fa una summa di tutto ciò che è successo, ci si racconta e si fanno delle osservazioni fuori gioco, quindi una cosa puramente meta, perché il, diciamo, la fiction che abbiamo creato è fatta, finita, la storia si è conclusa e quindi si fa questa fase qua. A che cosa serve? Allora, il debriefing delle volte serve solo a dire è stato bello, è stato brutto, mi è piaciuto X, non mi è piaciuto X. In realtà le cose che non piacciono sarebbe bene dirle durante il gioco o addirittura prima di giocare. Se ci sono delle cose che non vanno bene è meglio evitarlo. Però alle volte sono cose alle quali si può soprassedere perché sono delle piccolezze, non stiamo parlando di problemi che possono emergere con le X card, stiamo parlando di cose molto più leggere. Infatti se qui viene fuori un problema da X-Card, allora non va bene, c'è qualcosa che non, cioè, non può funzionare così, il gioco deve munirsi di sistemi di sicurezza più forti, e anche perché il debriefing non è un sistema di sicurezza, e alle volte il debriefing serve come tecnica di sgonfiamento, nel senso, alle volte il debriefing serve per scaricare i nervi senza doversi alzare subito dal tavolo e andarsene via. Ed è una cosa utile perché delle volte giochiamo dei giochi molto forti a livello emotivo e se dovessimo alzarci dal tavolo e andarsene senza spiccicare una parola sarebbe particolarmente distruttivo non solo per noi ma anche per chi è con noi. E quindi il debriefing magari non parla di cose forti di per sé, lo fa anche, può essere tipo hai provato delle emozioni molto forti, se sì era meglio di no, se no era meglio di sì, comunque ripeto non è un sistema di sicurezza, quindi se ci sono stati problemi a parlare di queste emozioni forti c'è qualcosa che non va. Però detto questo, cioè il debriefing permette anche un po' di tornare, diciamo così, alla realtà, fra virgolette, alla normalità, e rivive e un po' farlo senza avere questo impatto immediato del mi alzo dal tavolo, grazie, è stato bello, arrivederci, ciao.
Inoltre il debriefing tante volte per i giochi in playtest torna comodo perché è il punto in cui si mettono le domande da fare ai giocatori da parte dell'autore dopo che hanno finito di giocare per capire se ci sono state problematiche a livello proprio tecnico, meccanico, di creazione della fiction, di varie regole, ok? Quindi diventa un passaggio molto, molto, molto utile, ok? E molto comodo per l'autore quando il gioco è in questa fase. Ho giocato a diversi giochi col debriefing. Il primo che mi viene in mente proprio così al volo è Intra il Vendicatore di Raffaele Manzo. Gioco di ruolo fichissimo, ne ho già parlato milioni di volte. Però quel gioco là ha un debriefing particolare, secondo me, nel senso che è un debriefing... Allora, il gioco... di solito nel debriefing non ci sono propriamente meccaniche. In questo gioco invece si dà un taglionetto alla fase di fiction, si racconta la morte fino alla morte del Vendicatore, e poi solo dopo si viene a scoprire se i sospettati erano colpevoli o no attraverso la meccanica presente nel gioco dello spoglio, diciamo così, delle carte che sono state usate durante la partita e che solo alcuni dei giocatori delle quali solo alcuni dei giocatori conoscevano il valore. E in questa fase di debriefing in realtà si va avanti con le meccaniche e si dice: bene, adesso rivelate le carte, chi era veramente colpevole dell'atto per cui il Vendicatore si vendicava, chi no, chi ne sapeva, come è stato giocato, parlatene, ok? È un debriefing molto particolare, è molto interessante, a me piace perché coinvolge. Di solito il debriefing è quella fase che, a meno che non ti serva strettamente per scaricare, diciamo così, un po' i nervi, è una fase un po' noiosa, ecco. È la fase più noiosa del gioco, il debriefing, a dire la verità. Invece qua il debriefing è interessante, non dico tanto quanto il gioco, ma comunque fa parte delle meccaniche di gioco, quindi è particolare, è unico. E a me questo piace, è interessante, perché te lo rende interessante fino all'ultima parola, fino all'ultimissimissima regola. Ecco, ovviamente si poteva anche spostare prima, però in questo caso ti dà una motivazione per stare seduto al tavolo e non dire: vabbè, queste sono chiacchiere, arrivederci, grazie. Ecco. Bene, e tu che cosa ne pensi del debriefing? Hai mai giocato un gioco con debriefing? Se sì, è stato utile? Non è stato utile? Di che gioco stiamo parlando? Perché? Per come? Per quando? Sono curiosissimo. Fai pure i tuoi commenti sui vari social, su YouTube direttamente. Io li vedo solo da YouTube perché sono un bambino a social, non ho faccia di libro. E quindi noi comunque ci sentiamo domani mattina, sempre qui, sempre con Jack, sempre con la banda di GDR Unplugged, e come tutti i giorni, come sempre, che ti piaccia il debriefing o no, rock and roll play.